Quante volte raccontando di un tuo problema, di una tua necessità a qualche amico, ti sei sentito rispondere ci vorrebbe un miracolo? Dietro quelle parole a volte non c'è la volontà di incoraggiarti, ma piuttosto si pensa che non ci sia soluzione al tuo problema. Noi quest'oggi invece vi parleremo di un miracolo, perché quando la bravura umana, la professionalità umana terminano, c'è ancora un Dio che può fare ogni cosa. Quest'oggi abbiamo la gioia di avere qui con noi Patrizia. Benvenuta Patrizia. Grazie. Ci racconterà un pochino la sua storia, il modo in cui il Signore si è fatto conoscere alla sua vita, ma anche tutto quello che poi da lì è conseguito. E a noi piacerebbe un po' conoscerti sin dai primi anni della tua vita, quindi un pochino il tuo contesto familiare, le vostre abitudini, insomma, vogliamo sapere se la tua famiglia conosceva il Signore. Insomma, ti lasciamo carta bianca per parlare. Appunto, come ha detto Erika, mi chiamo Patrizia e frequento la chiesa fin da quando ero bambina. Questo mi ha permesso di poter conoscere Dio, i suoi insegnamenti, quello che dice la sua parola, che è la Bibbia, e di poter comprendere che abbiamo un amico fedele che non delude e il suo nome è Gesù. E questo mi è stato di grande aiuto perché mi ha accompagnato in tutto quello che poi è stato il mio percorso. E in merito alla mia famiglia, ho vissuto una doppia vita, se così si può dire, non nelle azioni, ma nel senso che una parte della mia famiglia, la parte materna, conosceva Dio ed è stata quella parte che mi ha inculcato fin da bambina gli insegnamenti della parola di Dio. E invece l'altra parte paterna, in maniera diversa, mi hanno indirizzato in un'altra strada. E questo per me è stato un vantaggio, anche se forse all'inizio non lo vedevo come tale. Ma poi ho scoperto davvero che è stato un vantaggio perché mi ha permesso di prendere coscienza di varie realtà e poi intraprendere il percorso giusto. A te non dispiaceva, da quello che mi hai detto, no? Frequentare le riunioni, le varie attività delle chiese, perché in realtà non contrastavi la fede dei tuoi genitori, vero? Prendevi parte alle attività? Assolutamente sì, è proprio così. Prendevo parte alle varie attività, alle varie riunioni, agli incontri con specifici per i bambini, dove si poteva apprendere con semplicità chi era Gesù, chi era questo amico che non deludeva mai. E anche se non lo capivo inizialmente, perché come facevo ad avere questo amico se non lo potevo vedere fisicamente, ma poi nelle piccole esperienze da bambino sapevo che con una semplice preghiera potevo rivolgermi a lui e chiedere il suo aiuto, la sua cura. E così da bambina quali potevano essere i problemi o le situazioni difficili da bambina mi è stato vicino, come dicevo anche prima, in tutto il percorso, anche magari se avevo un problema con un'amichetta piuttosto che con un compito che non riuscivo a fare a scuola. Io nella mia semplicità dicevo: Signore Gesù, aiutami, e vedevo la sua cura su di me. Quindi abbiamo, diciamo, ricostruito l'immagine di una bambina tutto sommato serena, una famiglia che le dava tranquillità. Però ad un certo punto della tua crescita, come spesso accade, no? In una fase della vita, questa serenità è venuta un po' a mancare, no? Tu hai raccontato di essere anche una bambina abbastanza timida, è vero? Sì, è vero. Io ero piuttosto timida, lo sono tuttora, però nell'età dell'adolescenza non solo ero timida, seppur tranquilla, ma di contro molto introversa, molto chiusa,
a un certo punto pensavo di non essere adeguata per nessuna situazione, mi sentivo sola, pregavo Dio per avere un'amica perché mi sentivo davvero vuota dentro e soprattutto non sapevo a chi rivolgermi. E questo amico che tanto di cui tanto avevo sentito parlare, non sapevo esattamente come ricercarlo. E voglio prendere questa scatoletta perché è un po' forse quello che rappresenta me stessa in quel periodo. Io mi sentivo sola, non mi sentivo amata, e quello che c'era dentro il mio cuore è un po' come quello che era chiuso in questa scatoletta. Nessuno può vedere il contenuto, ma qualcuno era in grado di vederlo senza necessità di poter raccontare quello che avevo dentro. Piano piano scoprì che c'era qualcuno che poteva esattamente conoscere i miei sentimenti. Quel qualcuno ti stava guardando, ti stava aspettando, tant'è che di lì a poco il Signore ha fatto sentire un po' più forte il suo richiamo. È arrivato un certo momento in cui tu hai veramente sentito che il Signore ti attirava a sé in qualche modo. Esatto, è stato proprio così, è stata proprio come una calamita. Io ricordo che ero a casa, c'erano delle persone che pregavano, io stavo in quella stanza, ma non prendevo parte attiva alla preghiera delle persone che c'erano in quel momento. Me ne stavo in disparte su una poltrona, però mi piaceva ascoltare quello che veniva detto e come veniva pregato Gesù. E a un certo punto sentii forte dentro di me il bisogno di alzarmi perché avevo sentito un tocco speciale, particolare, mai provato prima, e andai insieme alle altre persone della stanza e lì il Signore mi ha riempito di Spirito Santo. Quindi arriva questa grande benedizione inaspettata, eh? Il Signore aveva sentito il tuo desiderio in quella sera e ti riempì. Da quel momento è cambiata la tua vita, il tuo percorso con il Signore, immagino. Sì, certo, perché avevo capito cosa voleva dire avere un amico fedele e soprattutto come Gesù lo era davvero per me. Appunto, lui conosceva esattamente ciò che provavo e soprattutto mi parlava attraverso la sua parola, attraverso anche i cantici, attraverso gli studi biblici che si facevano, in ogni modo attraverso il pastore, sentivo che la parola era diretta proprio a me e ho davvero realizzato quello che voleva dire quando Gesù entra nel tuo cuore, si appropria del tuo cuore, dei tuoi sentimenti e ti dà quella pace, quella gioia che mai avevo provato prima, anzi. È stato qualcosa di soprannaturale. Eri giovanissima, avevi 14 anni, se non sbaglio, Sì, quando hai avuto esatto. questa esperienza. Dopo di questa situazione, poi la tua vita è andata avanti e adesso noi facciamo un bel salto temporale, perché poi ci sono stati tanti anni con il Signore, in cui il Signore ha continuato a mostrare la sua fedeltà. Ormai eravate diventati amici, come hai detto Sì. te. Ma c'è stata una situazione importante che poi ha in qualche modo caratterizzato la tua storia nuovamente con il Signore. Allora, se posso, Sì, prego. prendo un altro oggetto, questo oggetto, e se posso racchiudere in una parola il significato di questo vestitino, la parola è miracolo. Miracolo perché Dio in tutto questo mio percorso ha fatto tanti miracoli per me, perché ci sono miracoli che si vedono e miracoli che non si vedono. Quello della trasformazione personale è stato il miracolo che non si vede, mentre quello che si vede è il miracolo della mia bambina che è arrivata dopo 9 anni di sofferenza, ma allo stesso tempo anche con la guida e la rassicurazione, la consolazione di Dio che mi rassicurava che
la mia vita era nelle sue mani. Quindi voi stavate vivendo, tu e tuo marito, diciamo questa situazione doppia, se vogliamo. Da una parte, dal punto di vista umano, non c'erano grosse speranze, vero? Avevate intrapreso anche tanti percorsi, sì. Ma il Signore continuava a mettervi pace. Raccontaci un pochino cosa è accaduto in quegli anni. Sono stati tanti anni, quindi gli episodi sono tanti e vedo di sintetizzarli. C'erano appunto dei momenti di disperazione, ma dei momenti anche di grande consolazione. E a un certo punto ci siamo rivolti a un medico che era un po' considerato un luminare e fu sottoposta ad un intervento. Il medico ci disse che i benefici di questo intervento sarebbero durati un anno, ma di stare tranquilla, perché entro quell'anno io avrei avuto il mio tanto desiderato bambino. E io ho creduto a quelle parole, anche perché, ripeto, era un luminare, nel suo studio c'erano tanti titoli, tante partecipazioni. Che davano sicurezza, diciamo. Che davano sicurezza per l'operato di quest'uomo. E quindi avevo detto, finalmente, questa è la volta giusta. E invece devo dire che passò quest'anno e io e mio marito andammo dal medico, forse chiedendo un po' il conto. E lui, così, senza troppi peli sulla lingua, mi disse: signora, si compri un cagnolino. E questo rese il mio cuore in mille pezzi. Ero inconsolabile, pensavo che oramai per me non c'era più speranza. Il Salmo 127 dice che un figlio è un premio per il grembo materno. Io ero talmente sconsolata che dicevo: forse non merito questo premio, non sono degna di avere questo premio. Ma a un certo punto mi ricordo, mi trovai in chiesa e una sorella disse, lesse un versetto in Giobbe dove dice che quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. E io mi aggrappai con tutte le mie forze a questo verso. Finalmente avevo capito cosa voleva dire affidare la mia causa, il mio problema, la mia situazione al Signore. Ed Egli operò in maniera meravigliosa. Da lì a qualche tempo rimasi incinta e anziché il cagnolino, Dio mi diede una splendida bambina. È bellissimo considerare come, diciamo, inizialmente avevi riposto sì la tua fiducia in Dio, però allo stesso tempo in un uomo, no? Prima hai detto era una persona degna di stima, di fiducia, si parlava bene di quella persona. Eppure il Signore non abbia risposto in quel momento particolare, forse anche a far capire a tutti noi, perché le testimonianze poi giovano a tutte le vite, no? Di quelli che ascoltano, che la nostra fiducia deve essere riposta non nell'uomo, ma in Dio, che è colui che può fare il miracolo. È vero. E come si vive quando si è ricevuto un miracolo tanto grande? No? La vita poi riserva tante difficoltà, tante situazioni di cui non si conosce ancora un po' una soluzione, ma immagino che avendo un tale miracolo alle spalle si possa vivere con maggiore serenità. Assolutamente sì. Io posso dire che ho dimenticato tutte le sofferenze, come se non fossero mai esistite. Dio ha completamente rinnovato e cambiato il mio cuore sotto questo punto di vista. Anzi, posso dire grazie a Dio per la prova e per le prove in generale, perché sono per noi un grande campo di battaglia per poter conoscere meglio Dio, la sua grandezza e ciò che Egli può fare. Grazie Patrizia per la tua testimonianza. Noi oggi crediamo veramente che possa essere di aiuto per quanti ci stanno ascoltando da casa. Non conosciamo quella che è la tua situazione, qual è il problema che sta forse attanagliando la tua vita. Sappiamo soltanto che il Signore è interessato a te, è interessato a compiere un miracolo. Abbiamo ascoltato prima che esistono dei miracoli invisibili e dei miracoli visibili. Ecco, Dio vuole innanzitutto raggiungere il tuo cuore. Questo è l'interesse più grande di Dio. Vuole che tu lo sperimenti e che la tua vita sia trasformata. E a seguito di questo sarai in grado anche di dare risposta
a quelli che sono i problemi che forse da tanti anni hai provato a risolvere con le tue forze o con le abilità di persone e ancora non sei riuscito a farlo, a risolvere. Se oggi ci stai ascoltando, rivolgi il tuo sguardo a Dio, cercalo e sappi che ancora oggi tutto può cambiare.